sta leggendo il testo sul... Aspetta. L'annuncio di Alessandro Francesconi. Ricordo a tutti i gentili ospiti che non riescono a capire niente che le panchine del campo centrale sono dedicate ai giocatori del campo centrale, non a grassoni a caso. Adesso lo dovessi ripetere con l'inflessione giusta. Non so parlare. Stai parlando con un toscano, non... cioè dai, non... che inflazione. Non è l'inflazione. L'inflazione. Ti sei perso un corazza che spalmava creme. Un cornetto è diventato. Fortunatamente te lo sei perso. Quanto siamo, chiedono? 40-30. Sempre 40-30. Vedi. So che c'è la sorella di Carpita, arriverà prima o poi Carpita. Sì. A meno che non abbiamo notizie tragiche da ieri sera. Intanto ti do altri due risultati da Milano, quindi concluso il primo giro di partite per quanto riguarda il tabellone maschile. Un'altra partita vinta al tiebreak da Cecchini dal Molin su Benzi e Spirito, 2-1. E mentre il derby, diciamo, Andreatta Abbiati contro Romani Andreatta, è stato vinto da Andreatta Abbiati, 2-0. Diciamo che ha vinto il fratello più esperto. Sta arrivando Margherita, eh? Ora ci stava crocciante, però. Lo so, però siccome te lo aspettavi. Ah, ecco. È giusto, mi sorprendi sempre. Ovviamente dal tabellone femminile non abbiamo niente. Per essere precisi, Margherita Valenti ci sta arrivando. Buongiorno. E quella a fianco a lei è la sorella. Quell'uomo lì sta facendo una cosa bruttissima. È il papà più torrefatto del mondo. Corazza vuole il microfono, che poi che devo fare? Tiraglielo. Siamo in orario? Più o meno? Allora, volevamo ricordare sì. Che ogni campo ha il suo referto, quindi di segnare... E anche il suo perché. E anche il suo perché, ovviamente. Quindi di segnare il risultato giusto, senza invertire squadre, campionati, tornei. Invertendo le squadre il risultato non cambia. No. Vai, screcciati. Bellissimo. Ciao Battori, come stai? Hai il permesso di salutarmi? Allora puoi salire. Mi spiace che non ci vediamo con la stessa frequenza l'anno scorso, però succede. Purtroppo succede. Nocca di seconda. Stanzani sorpreso. Hai visto, avevi ragione, le nostre accompagnatrici hanno fatto il giro. Sono passate da Civitavecchia pur di non... Però tu suggerisci. Cosa? Suggerisci le cose, quindi gli ho detto la prossima volta passeranno di là, ci hanno pensato... Ah, ecco qua, ho capito.
se la vado a comprare. Allora, sino ad esaurimento scorte, quindi tra 10 minuti, ma anche meno secondo me, chi avesse bisogno di bere dell'acqua, la Zurrina, che può andare al bar, che è il nostro partner. Non, vedi che se metti il microfono nel frigo fischia? Guarda, hai visto? È la temperatura che... Vabbè, che brutta roba, ragazzi. Comunque tu non avevi fiducia, l'acqua è già fredda. Già fredda. Vedo anche canotte dei Giurlani dello della scorsa stagione. E anche dell'anno prima, e anche quelle che non hanno ancora fatto. Quelle dell'anno prossimo. Hanno lo stesso incendere dei tifosi brasiliani dopo ieri sera. Una disfatta. Ragazzi, questa è una difesa. Peccato a una socia che non lo assiste.